nome, il nome è di Dai, nel senso che l'idea del titolo è stata sua, però la motivazione l'ho inventata io dopo, cioè non avendo una motivazione. Non è vero, però diciamo che no, così. No, la parola party ci piaceva perché comunque il disco ha un'attitudine party, cioè noi fondamentalmente quando suoniamo abbiamo un'attitudine party, ci piace trasformare i nostri live in dei party, la gente salta, deve ubriacarsi, divertirsi, stare bene. Il titolo After Party c'è perché comunque ogni live lo trasformiamo nell'after party del live precedente, quindi è un continuo girare appunto Globetrotter e fare live e divertirsi sempre, insomma, e creare sempre questa atmosfera. Poi l'after party è sempre figo. Insomma. È più figo, alle volte è più figo del party stesso. Soprattutto se ce la fai arrivarci all'after party, quindi vediamo un attimo se ce la facciamo. Speriamo che il nostro fegato regga. Adesso vi vedete Music Therapy. Video Mind, featuring Roy Pasci. Video Mind. Welcome. Lei mi suggerì se ti va il cervello in tiro. Welcome. Lei mi suggerì se ti va il cervello in tiro. Music Therapy. Guarda, è stata una sfida con me stesso fare un disco solamente in italiano. Poi mi autopubblicizzo il disco mio da solista che uscirà praticamente nel 2011, dove io rapperò al 50% in napoletano. Quindi ho voluto proprio fare questa cosa, anche perché ha un'impronta più europea quel Video Mind. No, poi lui ha due personaggi, c'è Jena White e Clementino. Magari Clementino fa rap in italiano e Jena White lo fa in dialetto, quindi esatto. Come nelle sfide un po', no? Esatto, e poi Video Mind ha comunque questa impronta europea, dove comunque già farlo in italiano è difficile da far capire a tante persone che non sono italiane, figurati in napoletano, però comunque cioè, a me piace rappare in italiano e cioè, sono contentissimo di quello che ho fatto. Poi il discorso che ti dicevo di semplificarci, c'è stata una semplificazione nel linguaggio, però le metriche, comunque c'è i flow, le robe nostre sono quelle, magari abbiamo cercato di usare dei termini di uso comune che possono arrivare a chiunque. Anche se metricamente comunque lo sanno anche i bambini che il napoletano come gli altri dialetti aiuta molto di più. La maggior parte anche delle gare di freestyle che ho fatto in passato ho vinto a Milano rappando in dialetto napoletano, quindi non è nemmeno il dialetto napoletano, è come ti fai capire dalla gente, è saper scandire bene le parole, avere un minimo di dizione anche parlando in napoletano, in modo che un ragazzo di Milano, di Bolzano ti riesce a capire. Ma a parte che il video è bellissimo, e poi vabbè, loro tre sono tre king, cioè Common è uno dei rapper più fighi in assoluto per me, personalmente. Ricade una bella scoperta, no? Degli ultimi... È un fenomeno. E poi giorni. Kanye West è una conferma. Beh, direi che è un trio che... Da solo già funziona alla grande. Esatto. Mandiamo il video? Adesso ci vediamo Maker Say, il video di Kid Cudi con Common e Kanye West. I make it say when I poker face but poker face. I make it say when I She says she want whatever she like, but you gotta bring your friend, and we can have a hell of a night through the day. She blamed it on the alcohol. She had her head did it, was bound to fall down, down for a damn cutty. Already said it, a poker Facebook, I already read it. But man, her head was gooder than the music. Electro body, known to blow fuses. A stripper from the south, looking for a payday. Said, bitch, you should do it for the love like Ray J. But they say, you be on that conscious tip. Get your head right and get up on this conscious dick. I embody everything from the golly to the party. It's the way I was raised on the south side safari, so. When I poker face, poker face, I make it say, oh, 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 yeah. When I perché è un gruppo super innovativo che vabbè, a me mi ha colpito molto da subito. A parte mi piacevano Jay Blair, quindi a me il cantante Damon Albarn piace moltissimo. E di questo progetto loro di comunque di avere questa di nascondersi dietro questo di avere degli alter ego, degli alter ego, questo fumetto, insomma,
è pazzesco. Poi vabbè, la musica è super innovativa, infatti loro si sono circondati sempre di personaggi che a noi piacciono molto, vedi appunto MF Doom, Della Soul, Del The Funk Homo Sapiens. E per questo insomma noi adoriamo assolutamente i Gorillaz. Vediamo i Gorillaz, Clint Eastwood. Clint Eastwood. Un libro preferito. Uno per tutte e tre, non penso. Forse a me piacciono parecchio le robe di Stefano Benni. A me i libri di cucina leggo tanti. Io ho letto tantissimi testi teatrali, ma valanga, perché in passato l'ho fatto. Ma il libro che mi ha colpito di più si chiama Il Gabbiano di Jonathan Livingston, che parla praticamente della libertà che deve avere un uomo. Adesso tenetevi un po' informati con Fresh News. Io sono già contento di come sta andando. Una persona non si muove per i miliardi, ma comunque non dobbiamo dimenticare che quello che già si fa attualmente sono cose che uno ha sempre sognato di fare da bambino. Il giorno che avevo 8 anni mi venivano a dire: tu tra 20 anni verrà la gente da te a chiederti l'autografo anche nel pub con 100 persone e non 10.000. Per me già è un sogno che si è realizzato. Poi vabbè, siamo tutti sotto al cielo. Primo live come Videomind. L'abbiamo fatta a Bologna la prima volta a Locomotive, in occasione dell'Ida. Sì, ci è piaciuto molto, comunque ho un ricordo bellissimo di quel giorno. Comunque, come vi dicevamo prima, siamo molto amici, quindi è bello stare sul palco con degli amici, condividere il palco con degli amici. E adesso fatevi un salto nel passato con All This. Cerchiamo di sfruttarlo a nostro favore. Ovviamente conosciamo anche i contro del mezzo, che è un po' anarchico come mezzo di diffusione, però ci piace, pensiamo comunque di poterlo sfruttare a nostro vantaggio e lo facciamo. Io lo uso solo per lavoro, quindi ci mando mail, mandano le mail, Facebook. Grazie a internet abbiamo anche potuto collaborare, perché comunque soprattutto nella fase di startup, di gestazione del progetto, lui stava a Milano, Clemente a Roma e a Napoli. Vabbè, assolutamente. Quindi, dato che comunque ho dato una mano anche a Gianluca nelle produzioni, in qualcosina, gli mandavo i file, lo studio l'abbiamo a Napoli dove abbiamo fatto gli arrangiamenti, quindi internet ci è servito anche sotto questo aspetto. E adesso Hotties. Non riesco a immaginarla, cioè è impossibile. Per come vivo io, proprio impossibile. Siamo sempre in giro tutti i weekend, suoniamo, treni, aerei. È difficile immaginare una famiglia. Penso che mia moglie dovrà avere molta pazienza. Sì. Già molta le nostre pazienza. Ragazze hanno molta pazienza allo stato delle cose, quindi magari sotto l'aspetto familiare il futuro non riesco ad ancora immaginarmelo. Però sotto l'aspetto musicale, insomma, spero di continuare questo progetto. C'è questa cosa che mi ha colpito, che la moglie di Ennio Morricone, e gli fecero questa intervista a Morricone quando prese il premio Oscar, e se come mai hai dedicato il premio Oscar a tua moglie? E lui rispose: perché quando ho fatto la colonna sonora una colonna sonora di un film suo, è stato chiuso tipo in studio 3 mesi di fila, e dice: però mia moglie era lì, insomma, ad aspettarmi e avere pazienza, che il lavoro che faccio comunque mi obbliga a stare sempre. Salutiamo quelle sante delle nostre fidanzate, dai. Adesso un po' di soluzioni innovative con New Hope. Allora, noi siamo i Videomind, Taiwan, Clementina e Paura. Siamo su The Flow DJ TV e ci vediamo anche domani, sempre su The Flow, quindi restate sintonizzati. Yes. The flow, the flow.